chi sarà mai questo signore? Mi sono chiesto guardando questo pezzo di pellicola. Eppure il nonno lo teneva nello scatolone chiamato delle celebrità. Mi ha aiutato come sempre il vecchio album, dove ho trovato questa fotografia. È Thomas Elva Edison. Sì, questi metri di pellicola sono uno dei pochi documenti animati che ci mostrano il grande inventore scomparso. Il fonografo, il sistema duplex e multiplex del telegrafo, il microtelefono, sono sue invenzioni e sono tutti strumenti creati per l'udito. Create proprio da lui, che era duro d'orecchi. Gridate, diceva, per favore gridate in attesa che io inventi qualche cosa per la mia sordità. Alla sua scomparsa furono ritrovate nel suo studio una quantità di invenzioni appena abbozzate. Ci credereste? Nessuna che riguardasse l'udito. A proposito di udito, avete mai sentito parlare di Carolina Otero? La bella Otero? Il mio estroso nonnetto? Sì. Era venuta dalla Spagna a Parigi per offrire al pubblico dei Boulevard prima e di Chez Maxime dopo le canzoni della sua terra e per danzare il fandango. I suoi ammiratori, gli snob fine secolo e le teste coronate. Quante teste in tutta Europa girarono per lei? Tante, compresa quella di uno zar. Dopo il fulgore, Carolina si ritirò in un modesto appartamento di Nizza, dove riuscì a dimenticare di essere stata ricca, ma non riuscì mai a dimenticare di essere stata famosa. Signori, neanche io dimentico di cedere la parola a Barilla. Barilla offre a tutte le mamme la nuova pastina glutinata integrata con germe di grano. L'alimento sicuro per tutti i bambini e per tutte le età della vita. Noi siamo bimbi sani, sapete perché? La mamma che è trovata ci dà la nuova pasta Barilla, che è pastina glutinata. Una scatola da 200 grammi, 140 lire. Barilla, questa è la pastina glutinata per tutti.